Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Quando vennero annunciate le ultra creature, nessuno si lamentò poi più di tanto del loro aspetto, proprio perché non erano considerati Pokémon. Ma se invece fossero stati annunciati come dei leggendari normalissimi, che cosa sarebbe successo secondo voi? Cioè, questo sarebbe un leggendario. Cioè, questo è un leggendario. Non lo so, è un leggendario. È una medusa. È una medusa. Vado nel mare Ligure, le trovo. Trovo 400 poniligo, ok? Va bene? Gius, mi sembra più... No, va bene. Grazie, Game Freak. Grazie. A sto punto io vado per strada. Fermiamo il primo bruco che passa e gli facciamo... Ah, oh, te va de fare leggendario. E diventa il nuovo leggendario di Pokémon Stars. Brucum! Madonna, dove sono i miei leggendari? Dov'è Lugia? Dov'è la creatività? Adesso prendete gli animali dello zoo, diventa leggendari. Cioè, io non lo so. No, ma come l'aragosta di... È l'aragosta di SpongeBob. È Larry l'aragosta. È diventato il leggendario dei Pokémon. Questo è il peggior crossover che si sia mai visto da quando hanno inserito i Pokémon nei Digimon. Non so neanche se l'abbiano fatto, ma perché? Che poi c'è un naso, cioè, Pokémon ispirato a Pinocchio, ragazzi, interessante, vero? Perché dobbiamo essere family friendly e quindi facciamo i Pokémon ispirati alle fiabe. Bello, bello, bello! Questo mi mancava, un Pokémon di carta. Un Pokémon di carta mi mancava. Cartana, sua mamma puttana. Un Pokémon di carta. No, va bene, cioè, nel senso, non lo so, il prossimo di Polistirolo, raga, ve lo faccio io a 500 like, vi porto il Pokémon di Polistirolo. Cioè, io veramente non so come una mente possa aver concepito sta roba qua. La carta, l'unica carta che usi è quella per mettere insieme le buste di droga, per mettere la striscia, tirarla su e poi crei sta cosa. Complimenti! Ma devo andare in chiesa, tra un attimo sì, perché a furia di vendere sti leggendari io mi devo fare esorcizzare da qualcuno qua, devo berla l'acqua santa, altro che cosa sei? Poi lì vedo una testa, io non voglio sapere come fa quel collo a tipo essere un collo, poi c'è le braccia che volano, cioè tu spiegami, le braccia volano, così a caso. Io non lo so, che cazzo sei? La mano della famiglia Adams! Ti prego, curati! Come ti chiami? A parte che... Cioè, vabbè, ma... No, gli uomini Pokémon io non li posso... Gli uomini Pokémon io non li posso accettare. Cioè, gli uomini Pokémon proprio no. Non ce la faccio io, raga, veramente. No, c'è un granchio con l'abbonamento mensile al McDonald's. Io, cioè, non ci credo. C'hai due facce, quattro chele, 300 spuntoni. Mai fatto le vacanze a Chernobyl, figliolo? Perché altrimenti non si spiega sta roba qua. Non si spiega nemmeno come una mente possa concepire un coso del genere. C'hai gli spuntoni in bocca, che poi bocca, parliamone. Cosa, la conformazione di questo poc, raga, spiegatemela. Vi prego, ma dove sono i miei uccelli svolazzanti leggendari? Dov'è il mio Lugia? Dov'è il mio... Dove sono Groudon, Rayquaza, Kyogre? Tutti i Pokémon prima della quarta generazione, insomma, dove sono? Mi mancano. Invece sono costretto a vedere questi. Cosa siete? Non ci avete le facce! Non ci avete le facce! Io sono... un Cantofag. E me ne vanto. Perché avere queste cose io lo trovo ingiusto nei confronti di noi fan. Mannaggia al ricambio generazionale. Era bello quando io giocavo. Adesso invece fa tutto schifo. Non è che forse fa schifo perché non mi interessa più di sto brand e perché lo seguo solo per moda. No, fa proprio schifo. Charizard, andiamocene. Andiamo da Mook. Lui sì che è bello.
Bye.